Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Bene, in questa celebrazione della Santa Messa che cade al termine di questa Via Crucis, fatta sulle orme dei ricchi pastorelli, vorrei con voi, più che commentare le letture, stiamo di nuovo celebrando la Santa Messa votiva in onore della Madonna di Fatima, riportare alcune visioni private dei pastorelli, così completiamo un po' il ciclo. E domani troveremo un momento per approfondire le rivelazioni postume sul cuore immacolato di Maria. Vi leggo commentando alcuni stralci, raccomandandovi anche di ricordare quello che abbiamo ascoltato finora. Non hai visto il Santo Padre? Giacinta chiese a Lucia, no. E Giacinta dice, non so come andare, ma ho visto il Santo Padre in una casa molto grande, in ginocchio davanti a un tavolo, piangente con le mani sul viso. Fuori dalla casa c'era molta gente e alcuni gli tiravano pietre, altri gli lanciavano imprecazioni e gli dicevano molte brutte parole. Povero Santo Padre, dobbiamo pregare molto per lui. Una sera dell'agosto del 1917, mentre i veggenti erano seduti sulla roccia del collo del Capesso, Giacinta si mise improvvisamente a recitare la preghiera loro insegnata dall'angelo e dopo un profondo silenzio disse alla cugina: non vedi tante strade, tanti sentieri e campi pieni di gente che piange perché ha fame e non ha niente da mangiare, e il Santo Padre in una chiesa che prega davanti al cuore immacolato di Maria e tanta gente che prega con lui? Un giorno in casa di Giacinta, Lucia la trovò molto pensierosa e chiese: Giacinta, di cosa stai pensando? Alla guerra che deve venire, deve morire tanta gente e va quasi tutta all'inferno. Devono essere distrutte molte case e devono morire molti sacerdoti. Vedi, io vado in cielo e tu quando vedrai di notte la luce che la signora ha detto che viene prima, vienici anche tu. Sarebbe passato un bel po' di tempo. L'invito, sempre nello spirito, insomma, della riflessione e non del metterci paura, deve morire tanta gente e va quasi tutta all'inferno. E ricordiamo anche quello che abbiamo detto poco fa, circa i peccati che portano più anime all'inferno, sono i peccati della carne, uniti alle immodestie e alle irriverenze, di cui Giacinta parla poco. Ci sono alcune cose che riguardano la guerra e altre, come abbiamo sentito questi giorni, abbiamo la possibilità di comprendere bene in che senso intendere questa parola. La Madonna non può più trattenere il braccio di un suo amato figliolo sul mondo. Tra l'altro questa espressione richiama una cosa che la Madonna disse alcuni anni prima durante l'apparizione della Saletta: non posso più trattenere il braccio di mio figlio. Pensate anche al terzo segreto di Fatima, l'angelo con la spada di fuoco e la Madonna che para il fuoco dell'angelo sterminatore, no? Poi bisogna far penitenza, se non si emendano verrà il castigo. Gesù è profondamente indignato per i peccati e i delitti che si commettono in Portogallo. Per questo un terribile cataclismo di ordine sociale minaccia il nostro paese e specialmente la città di Lisbona. Nell'occasione in cui la giustizia divina offesa infliggerà questo castigo tanto spaventoso, tutti quelli che potranno fuggiranno da questa città. Se gli uomini non si emenderanno, la Madonna invierà al mondo un castigo che ora non si vede mai e prima che le altre nazioni alla Spagna. Tutte altre cose che sono ancora. Poi bisogna pregare molto per i peccatori, molto per i sacerdoti e molto per i religiosi. Tre cose per i sacerdoti. Uno, i sacerdoti devono occuparsi solo delle cose di chiesa. Quindi pensiamo anche alla nostra immagine di sacerdote. Secondo, i sacerdoti devono essere puri, molto puri. Neanche l'ombra dell'impurità deve toccare l'anima di un sacerdote. E terzo, questo è molto attuale perché oggi va di moda, perdonatemi se quando parlo di queste cose ho qualche punto un po' polemica,
La disobbedienza dei sacerdoti e dei religiosi ai loro superiori, cioè i vescovi, i superiori canonici, e al Santo Padre, offende molto Gesù. Molto. Bisogna pregare anche molto per i governanti, e guai a quelli che perseguitano la religione di Gesù. Se il governo lasciasse in pace la Chiesa e lasciasse libertà alla santa religione, sarebbe benedetto da Dio. Sul peccato, i peccati del mondo sono molto grandi, ripeto quello che ho detto prima, verranno certi modi che offenderanno molto Gesù. Attenzione alle modi di vedere conto, in Chiesa e fuori della Chiesa, non bastano venire in Chiesa sbracciati e con le minigonne, né in Chiesa né fuori, perché in Chiesa se ne fanno due di peccati, fuori se ne fa uno solo. Attenzione. Se gli uomini sapessero ciò che è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare vita. E gli uomini si pensano, perché non perdono, non pensano alla morte di Gesù e non fanno penitenza. Poi attenzione, questa è un'altra frase che avrebbe bisogno di molti commenti, che ci ho fatto qualche catechesi. Molti matrimoni non sono buoni, non piacciono a Gesù e non sono di Dio. Io questo lo dico sempre ai promessi sposi. Se tu celebri il sacramento in Chiesa, oggi molto pochi, il sacramento è valido, in un momento sei sposato, sei marito e moglie, il matrimonio è disponibile. Ma quel matrimonio è benedetto da Dio oppure no? Cioè basta che io celebro il sacramento del matrimonio perché quel matrimonio sia benedetto da Dio? Supponiamo che io prima del matrimonio ho fatto una confessione da quattro soldi. Supponiamo che io, perdonatemi se sono diavolo, ho vissuto il fidanzamento non puro e prima del matrimonio manco lo confesso. Il matrimonio è valido, ma quel matrimonio è un sacrilegio, perché per ricevere i sacramenti dobbiamo stare in grazia di Dio, tutti i sacramenti. Supponiamo che io mi sposo, d'accordo, ma non abbiamo una vita di fede in comune, non mi sposo per vocazione, quindi perché la famiglia cristiana è, ci si incontra, ci si conosce, si vede, primo che sono chiamato al matrimonio, secondo, se tu sei la persona che Dio ha messo davanti, terzo, costruiamo una famiglia per la gloria di Dio, quindi per amarci reciprocamente e per dare a Dio dei figli. Chi lo decide il numero dei figli? Lo decidiamo noi o lo decide lui? Sapete che diceva Padre Pio, no? Il giorno del matrimonio Dio ha deciso il numero dei vostri figli. Voi che dovete fare? Niente. Vivete come marito e moglie e al resto ci pensa lui. Quindi, con tutte queste condizioni, il matrimonio è costruito sulla roccia e possiamo pensare che sia benedetto da Dio. Ma fuori di queste cose, appunto, interrogativi sono parole della Madonna, molti matrimoni non sono buoni, non piacciono a Gesù, non sono di Dio. E parla nel 1917, non oggi. Ancora sulle virtù cristiane. Madrina mia, non vada in mezzo al lusso, fugga le ricchezze, sia molto amica della povertà e del silenzio, abbia molta carità anche con chi è cattivo. Guardate la scuola della Divina Maria. Non parli male di nessuno e fugga chi dice male, le chiacchiere, le maldicenze e i pettegolezzi. State attenti a non farle soprattutto su preti, vescovi e papi, ma anche sulle persone comuni. Abbia molta pazienza, perché la pazienza ci porta in cielo. La mortificazione e i sacrifici sono molto graditi al nostro Signore. La confessione è un sacramento di misericordia, per questo bisogna avvicinarsi al confessionale con confidenza e gioia, e senza confessione non c'è salvezza. La Madre di Dio desidera molte anime vergini che si leghino a lei con il voto di castità, non che diventino suore. Le vergini legate a Dio con il voto di castità rievocano le antichissime vergini consacrate dei primissimi secoli dell'impero romano, non suore. Per essere religiosa bisogna essere molto pura nell'anima e nel corpo. E che vuol dire essere pura? Chiese l'interlocutrice. Essere pura nel corpo vuol dire custodire la castità, ed essere pura nell'anima vuol dire non fare peccati, non guardare ciò che non si deve vedere, non rubare, non mentire, dire sempre la verità
anche quando ci costa. Chi non adempie le promesse che fa la Madonna non avrà mai pace. Attenzione, questa è un'altra bella informazione, eh? I medici non hanno luce e scienza per curare bene gli ammalati perché non hanno amore di Dio. Cosa sembra da dire? Sapete che Padre Pio, quando costruì la casa sul Rio della Conferenza, chiamò tutti quanti i medici, che voleva i medici migliori del mondo, perché i malati erano trattati bene, e disse: tu hai studiato, sei bravo, sì. Ricordati che se il nostro Signore non ti aiuta, se non c'hai Gesù Cristo nel cuore, tu non farai bene il medico. E che prima della medicina il nostro Signore è in grado di portare l'amore al nostro Signore. Trovate tutti quanti, no? Ecco, questo è un po' di saggio di scuola mariana, ricevuta come conseguenze postume dai pastorelli. Niente anche qui di nuovo, sono cose che sappiamo dalla tradizione della Chiesa. Io è impressionante però vedere alcune cose. Io sono sacerdote, quando dici sacerdote si occupano solo delle cose di chiesa, siano molto puri e siano obbedienti ai superiori, al Santo Padre, avendo visto quello che poi sarebbe successo nel corso degli anni, quelle altre cose, è meglio che noi sapete, che è meglio, ecco. Sono veramente parole profetiche, così come quelle sulla morte delle conde, così come quelle sui peccati di carne, e ricordiamo poi sempre il primato della carità, insieme al fatto che purtroppo se aumentano i peccati aumentano i guai in questo mondo, e abbiamo imparato cosa possiamo e dobbiamo fare per evitarli, e chiediamo alla Madonna in questa Santa Messa, ovviamente il pellegrinaggio non è finito, dobbiamo ancora tornare il giorno pomeriggio e il viaggio di ritorno, che sarà ancora impegnativo, che ci aiuti a custodire nel cuore quello che abbiamo ricevuto e soprattutto a farne, diceva in un'invitazione di Don Paolo precedentemente, oggetto di cambiamento di vita. Cioè, noi non dovremmo tornare a casa come siamo venuti, e non semplicemente perché abbiamo un po' di entusiasmo in più. Ecco, il pellegrinaggio ha fatto quello che Dio voleva che facesse, se ti è entrato nel cuore, e da quel momento in poi alcune cose, magari due, tre, non dico che sì, la tua vita cambia, ci sono delle conseguenze che poi si portano nella nostra esistenza e che segnano l'inizio di un nuovo mondo. Vediamo alla Madonna che questo possa essere per noi e per tutti. Siamo dati Gesù e Maria.